Questa è una storia straordinaria, ancor più di quanto si potrebbe immaginare o sognare. Sullo sfondo c'è una guerra, un viaggio della speranza, una barca che affonda in mezzo al mare, e nel centro c'è lei, la campionessa, la clandestina, la salvatrice, una adolescente in fuga. Questi mesi di confinamento sono stati per tanti motivi intensi, e altrettanto intenso per noi, insieme a voi, è stato questo viaggio per il mondo attraverso figure femminili straordinarie che ci hanno mostrato quante strade insperate, inaspettate si possano percorrere, quanto sia possibile l'impossibile e vivere seguendo profondamente se stessi e la propria vocazione oltre il confinamento sociale e culturale. La donna straordinaria viaggia oltre il confine, la donna extraordinaria attraversa Gibilterra, ha molti volti e molto coraggio. Oggi abbiamo deciso di concludere questo viaggio con una giovane donna splendente che per noi rappresenta la speranza. Mardini nasce in Siria, a Damasco, il 5 marzo del 1998. Le era sempre piaciuto nuotare, era il suo sport e anche quello di suo padre e di sua sorella. Aveva cominciato ad allenarsi all'età di 3 anni e da allora non aveva mai smesso. Ma il 15 marzo del 2011 iniziano in Siria le prime dimostrazioni pubbliche contro il governo centrale, durante quella che viene definita la primavera araba, per poi scaturire in vere e proprie rivolte su scala nazionale e finire in una vera guerra civile dal 2012. Il conflitto è tuttora in corso. La casa di Yusra viene completamente bombardata. E anche la piscina dove da sempre si allena e dove suo padre svolge il ruolo di allenatore viene distrutta. Prima della guerra, Yusra Mardini aveva rappresentato la Siria, il suo paese, nei campionati mondiali di nuoto in Turchia del 2012. Ma adesso quello le sembra soltanto un mondo lontano, una vita che non esiste più.
devo dire che la Ghironda fa sempre la sua figura. E quindi, come mai hai scelto di suonare questo pezzo e soprattutto perché lo hai associato a Yusra? Ma quando abbiamo scelto il personaggio di questa puntata, mi è immediatamente venuta in mente questa melodia composta da Isabelle Pignol, una ghirondista francese di Grenoble. Il brano si chiama La Tripolitaine, che già ci ricorda comunque Tripoli, che è una città del mondo arabo. È una bourrée a due tempi, quindi una danza francese. E la melodia ha in sé qualcosa che ci ricorda un pochino la musica araba, credo che sia stato proprio anche l'intento della compositrice. E questo brano mi fa anche pensare un pochino alla mia esperienza, alla nostra esperienza, mia e di mio fratello, nel campo delle musiche tradizionali, che è proprio basata sovente sulle commistioni tra culture, sulla multiculturalità, che poi è quello che rende una musica nuova nell'ambito delle musiche tradizionali, uno degli ingredienti che può rendere una musica nuova, proprio questa fusione tra i generi e le culture. Yusra è cresciuta in una famiglia benestante. È giovane, studia, fa sport, parla un inglese fluente. Adesso però la famiglia ha perso ogni bene, ogni avere. E diventa sempre più difficile e pericoloso vivere in Siria a causa dei bombardamenti. A volte non potevo allenarmi, a volte arrivavano bombe dentro la piscina. Il soffitto era pieno di buchi e molti atleti sono morti sotto i bombardamenti, specialmente i giocatori di calcio. Nell'estate del 2015, le sorelle Mardini, insieme a un cugino di loro padre e ad altri profughi, intraprendono un viaggio per scappare. Iniziano così un cammino lungo un mese che le porta dapprima a Beirut, poi in Libano e poi successivamente in Turchia. E una volta raggiunte le coste turche del mare Egeo, nell'antica città di Smirne, pagano gli scafisti per essere trasportate in Grecia. Ma il loro primo tentativo di varcare i confini dell'Unione Europea fallisce perché vengono avvistate dalla guardia costiera e riportate indietro in Turchia. Yusra non è più la futura campionessa mondiale del nuoto, ma una tra i tantissimi migranti che vediamo in TV in cerca dell'Europa. Un numero tra migliaia. Ma in questa quarantena ti sei messa a studiare l'arabo?
Ah, magari mi piacerebbe un sacco parlare l'arabo, è una lingua veramente interessante, particolare come suoni. Però purtroppo no. Prossima quarantena. Speriamo di No, no. speriamo di no. Però effettivamente questa canzone l'avevamo iniziata a studiare insieme, ma non è facile perché al di là della lingua, queste cantanti arabe, giustamente per via della loro lingua e della loro musica, usano tutti dei suonini gutturali e nasali veramente difficilissimi da riprodurre. Bisogna proprio essere arabi per studiare questi fonemi o comunque studiarli seriamente. Troverò il tempo, dai, tanto gli artisti lavoreranno quest'estate? Ma Mmm. è un canto questo comunque che ho scelto di suonare perché è uno dei canti d'amore più famosi nella musica Tipo tradizionale, un inno. un inno all'amore nella musica tradizionale araba, già piuttosto antico, ma è stato ripreso adesso in epoca contemporanea da tantissimi artisti. Anzi, sentiamone una versione. Di agosto ci riprovano su un'imbarcazione più piccola. Tentano una nuova traversata su un gommone diretto verso l'isola di Lesbo. Gli hanno detto che ci vorranno soltanto 45 minuti. Ma non appena arrivati al largo, il motore si ferma. L'imbarcazione sovraffollata da 20 persone inizia ad imbarcare acqua. I profughi si vedono costretti a gettare tutti i loro bagagli in mare. Ma non basta, è troppo pesante e se non liberano altro peso, affogheranno. Nessuno sa nuotare. La gente terrorizzata è in balia delle onde. I bambini piangono, le persone pregano. Sono in alto mare, al largo della Turchia. Sembra non esserci nessuna alternativa al naufragio. E invece, sì. Yusra e sua sorella Sara non esitano. Si gettano in mare e cercano, intuiscono una qualche direzione verso la Grecia. Nuotano trainando, spingendo, per 3 ore e mezzo, circa 5 chilometri. Beh, se fossero in piscina sarebbero 200 vasche, ma sono in mezzo al mare di notte e spingono un pesante gommone, finché il motore riparte e poi, finalmente, terra. Eravamo gli unici che sapevano nuotare. L'acqua era fredda. Io nuotavo attaccata ad una corda. Il tuo corpo è come se... come... No, non so se riesco a spiegare quello che è successo. Una volta in Europa, Yusra e Sara attraversano i Balcani, a piedi e in treno. Attraversano la Macedonia, l'Ungheria, la Serbia, l'Austria. E poi finalmente a settembre trovano accoglienza in Germania, a Berlino. Durante la traversata in mare, Yusra aveva perso le sue scarpe. Qui riprendono a praticare il nuoto in una piscina che si trova in un club vicino al campo profughi che le accoglie. E successivamente la famiglia si riunisce perché i genitori le raggiungono a Berlino insieme alla terza sorella, la più piccola,
e chiedono finalmente lo status di rifugiati. Voglio dimostrare a tutti che dopo il dolore, dopo la tempesta, arrivano giorni di sereno. Yusra non può più nuotare per rappresentare la Siria. Lo stato è devastato dai bombardamenti. Ma quando viene a sapere che verrà iscritta alle Olimpiadi una squadra di rifugiati, si candida immediatamente insieme ad altri 43 atleti. Ne verranno selezionati solamente 9, tra cui anche la campionessa siriana. Ovviamente non potranno gareggiare portando la bandiera dei loro paesi e quindi si misureranno sotto la bandiera con i 5 cerchi olimpici e sfileranno sorridendo in mezzo a tutti i campioni del mondo. Io credo che adesso qualsiasi cosa sia possibile per me, perché stiamo lavorando duro e sappiamo bene qual è il nostro piano e sappiamo anche che cosa abbiamo perso e che cosa no. E poi qui non è come il mio paese. Il mio paese non può offrire tutto questo. Qui si viene supportati nel modo giusto. E sì, penso di poter essere ciò che voglio adesso. Qui sei un atleta e basta. E non importa se vieni dalla Siria, dall'Inghilterra o dalla Germania. Ma adesso per questa ragazza non c'è solo lo sport. Ah, a proposito, se ti interessa, ha raccontato tutta la sua storia in un libro intitolato Butterfly. Sarà il suo soprannome. Bravo. Immagino che sia perché è campionessa dello stile farfalla. Esatto. Ed è diventata la nostra Butterfly, ambasciatrice per l'Alto Commissariato dei Diritti dei Rifugiati, ha incontrato il Papa, ha parlato a New York di fronte alle Nazioni Unite ed è stata la più giovane partecipante del Forum Mondiale per l'Economia a Davos in Svizzera, raccontando la sua storia davanti a tutto il mondo. Quello che è complicato per noi occidentali nell'esecuzione della musica araba, turca, orientale
è proprio il fatto che sia basata su una scala diversa dalla nostra, quindi non temperata come la nostra, ma utilizza dei rapporti tra le note diversi, addirittura utilizzando anche il quarto di tono, queste minime distanze tra le note che proprio noi non abbiamo nell'orecchio, quindi non siamo abituati a sentire. Il brano che ho eseguito è un brano della tradizione araba, è una composizione di un compositore egiziano, Riyad al-Sumbati, del XX secolo, ed fa parte del genere longa, che è una danza tipica turca orientale. Questo è il mio appello per tutti noi, per prendere posizione adesso, insieme, sotto il nome che condividiamo, rifugiati. Io sono Yusra e sono una rifugiata e sono fiera di combattere per la pace, il decoro e la dignità di tutti quelli che fuggono via dalla violenza. Parlami dell'universo, di un codice stellare che mentire non può, di anime in continuo mutamento e abbracci nucleari estesi nell'immensità, dove tu mi stai aspettando adesso, dentro una vertigine che danza e ci porta al di là del tempo, fino a ritornare sulle labbra. L'incanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso. Cantami dell'universo, di un codice stellare che morire non può. Cadono nel vuoto in un momento miliardi di segnali che attendono l'immensità, dove tu lo sai che poi mi perdo, dentro una vertigine che danza e ci porta al di là del tempo, fino a ritornare sulle labbra. L'incanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso, perché niente è cambiato, anche se tutto sembra diverso. Anche se tutto è diverso.